Torniamo sull'accesa, diciamo accesa discussione, chiamiamo così, non polemica, sì, ma discussione, agitata discussione di ieri del post-TAP, nata al processo della TAP, nata da te Beppe, da Fabretti ovviamente, poi risposta, botta e risposta con Mauro Vegni. Allora Beppe, ha destato scalpore, diciamo così, la tua idea, un po' spiazzato in tanti, no? Di accorciare le tappe, vuoi cercarla un po', di motivarla, certo, in modo più completo? E di chiarirla soprattutto. E di chiarirla, sì. Allora, il ciclismo è cambiato, secondo me, in tempi recenti, da quando ci sono le dirette integrali televisive. Okay. No? Per cui vedere ore e ore, stando lì sul divano a goderti il ciclismo, ore e ore in cui non succede nulla, lo spettatore si abbiocca, no? Allora, secondo me, le tappe Si abbiocca, però anche le telecronache dovrebbero essere fatte, no, sì, sempre, ma se non quello diamo per assodato. Però no, se non succede niente, se il gruppo addirittura, cioè se non c'è neanche la prima ora di corsa di 50 all'ora, come capita spesso al Tour, per tirare via la fuga, ma i corridori vanno in fuga col barrage, come è successo in questi giorni. Certo. Cioè non è piacevole come spettacolo, oggi siamo abituati a vedere degli sport in cui succede sempre qualcosa. Allora, secondo me, tappe di trasferimento, tappe insignificanti, alcune tappe per velocisti, se tu le accorci, le fai di 120-130 km, ci sarà bagarre fin dall'avvio, no? Poi, no, ma non deve accorciare tutte le tappe, la tappa delle Tre Cime deve essere anche 240, io farei anche delle tappe di 250 km per una volta. Ma quindi quelle... un mix tra, sì, tappe, diciamo, di salita anche più lunghe, sì, e invece tappe, tra virgolette, di trasferimento, che esatto, ovviamente trasferimento non sono, ma più brevi. Domanda... Per far vedere lo spettacolo, la tappa di Campo Imperatore, ma facciamola lunga, perché poi le tappe di montagna, quelle 3 o 4 clou, non devono, quelle secondo me non devono essere brevi, non devono essere 160, ma superare i 200, che venga fuori il corridore di fondo, yeah, per lo spettacolo tutto questo. È una cosa appunto che chiariamo, perché giustamente, sì, il ciclismo è comunque uno sport di fatica, quindi è anche, certo, giusto che ci siano chilometri e distanze, ma perché poi alla fine in un grande giro, se no tappe troppo brevi, poi alla fine... Certamente, ma la tappa delle Tre Cime ben venga di 2,40, okay, perché è la tappa che decide il giro, perché deve venire fuori il fondista. Okay. Siamo d'accordo. Però altra domanda, Beppe, sì, che voglio dire, ci hanno scritto anche tanti lettori, poi, sì, ovviamente avrei letto anche tu un po' i commenti. E, sì, ok, lo spettacolo, le dirette integrali, però se la prima parte di gara è noiosa perché ci sono le dirette integrali, più che cambiare magari lo sport, comunque voglio dire è storico, comunque, sì, ci sono delle situazioni che non si possono cambiare, non è meglio evitare certe dirette integrali in certe tappe e fare la diretta soltanto delle ultime due ore? È un'idea, certo, è un'idea. Perché stravolgere uno sport, sì, per adeguarsi alle dirette integrali, quando magari può essere più semplice fare l'inverso? Questa è un'altra idea, ma sicuramente non stravolgi il ciclismo né il Giro d'Italia se fai le tappe interlocutorie, la chiamano tappa di trasferimento, se la fai di 120 anziché 190, secondo me non stravolge il ciclismo, ma lo rendi più vivace. Poi però se tu mi dici facciamo vedere solo tre ore, va bene, parliamone, però che lì tiri in ballo l'organizzazione, gli sponsor, è un discorso più complesso. Secondo me riduci certe tappe, solo certe tappe, come quella di San Salvo domenica, per dirti, no? E riduci queste tappe e sicuramente diventano più vivace, ma non mi sembra di aver detto delle cose. No, però la reazione, ti ha sorpreso anche a te la reazione, o ma sì, come forse, hai vissuto ma ieri forse sera e nella mattina? Concitazione del processo alla tappa non ci siamo spiegati bene, io per primo probabilmente, ma la situazione era questa, cioè l'idea era questa, come quella degli abbuoni in montagna, esatto, ma li voleva Pantani quando c'era il cronometro di 60 km pro endurance, certo. Tu pensa che al Tour degli anni d'oro, addirittura già negli anni 30, se tu passavi su un gran premio della montagna con un minuto di vantaggio per favorire gli scalatori, chiaro, no? Chiaro. Un minuto di vantaggio ti davano tre minuti da buono, chiaro. Era un altro, quindi, ciclismo, chiaro. Però gli abbuoni in montagna secondo me sarebbero un'altra cosa bella, sarebbe un altro, diciamo, pepe, no? Sì, aggiungere pepe, sì, magari per lo spettacolo, e su questo, esatto, sono pienamente d'accordo. Tra l'altro, parlando con Gianni Savio, che ovviamente, sì, non è qui al giro perché la sua squadra non è stata invitata, però lo stiamo interpellando, sì, diciamo, quotidianamente, diceva ma sarebbe anche un'idea, sempre per il discorso dello spettacolo, di recuperare quella che era la maglia dell'Intergiro. Oggi è vero, con i traguardi volanti c'è il vincitore finale, però non c'è una maglia, quindi magari a livello anche più alto di UCI, tu cosa saresti, favorevole anche su questo oppure no? Ma per incentivare la corsa? Ma sì, è un'idea sicuramente, non credo che modifichi tanto i connotati di una tappa, secondo me, però ben venga, sì, sì, assolutamente. Quindi comunque fermo nella tua idea, però sei riuscito, diciamo, in modo anche forse, ecco, più chiaro a... mi sono spiegato meglio con voi, diciamo, sì,
vediamo, esatto. Sì. E poi vedremo, insomma, sì, la controreazione a questo punto, esatto, di Mauro Vegni e della Giro d'Italia. Però per il momento bene così. Beppe, ti lasciamo allora al processo alla tappa che sta per, grazie, cominciare, e poi ci rincontreremo e parleremo invece, magari, anzi senz'altro, di corridori, di corse, di classifiche, di cinismo. A tua disposizione come sempre. Grazie Beppe.